Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo berretto che ho deciso di chiamare berretto King e che fa parte dei progetti veloce del completo per uomo. Avevamo fatto la settimana scorsa lo scaldacollo King ed ecco il cappello con lo stesso punto. Ho usato anche lo stesso filato, ossia il boxer che è 50% lana vergine e 50% acrilico, e io ho utilizzato il blu e un gomitolo del grigio, lavorando sempre con il 4,5 come avevo fatto per lo scaldacollo. La lavorazione per quanto riguarda il filato potete acquistarlo tramite il sito web Uncinettando con i filati, di cui vi lascerò il link in descrizione. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima: si parte dal bordo sotto, che è di circa 5 cm, ma voi potete farlo anche più piccolo, quindi di 3, o anche più grande di 7 se volete farlo girare, e si va a lavorare fino ad ottenere, nel mio caso, circonferenza di 53 cm. Il mio amico nota essa un po' larga, quindi è, diciamo, taglia LXL. Se lo volete fare più piccola, tipo taglia ML, fermatevi a 50 cm di circonferenza, perché come vedete è bello elastico. Una volta fatto l'elastico si va a fare la lavorazione, la stessa che abbiamo fatto appunto per lo scaldacollo King, quindi è un giro che va sempre ripetuto. Si fa prima un giro base e poi i giri si vanno sempre a ripetere, e io ho sempre ripetuto 2 giri di grigio e un grigio e uno di blu notte. Per quanto riguarda l'altezza, il mio cappello misura circa tra i 24 e i 25 cm. Se voi non volete un berretto ma volete un cappello, per farlo e quindi più alto, dovete fare più giri rispetto a me prima di andare a fare diminuzioni. Tipo, io ho lavorato 6 giri, voi andate a lavorare almeno 8 o 9, e poi andate a fare le diminuzioni in modo tale da avere il cappello più lungo, magari poi potete metterci un pompon o per farlo scendere un po' dietro. Io invece dovevo fare un berretto che comunque fosse proprio attaccato alla testa, come si suol dire. Detto ciò, la lavorazione è semplicissima, quindi questo progetto lo potete realizzare nel giro di 1 ora e mezza, 2, se decidete di realizzarlo, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sfiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, o come Uncinettando con i filati se avete acquistato il filato presso il sito, presso la merceria Coliti. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cappello King io utilizzerò sempre il filato della boxer nei colori blu notte e grigio. Inizierò a fare l'elastico e ho montato 10 catenelle lavorando con l'uncinetto del 4,5. L'elastico io lo voglio alto circa 5 cm, quindi se invece voi lo volete più alto o più basso, andate a mettere più o meno catenelle in base a quanto volete fare alto l'elastico. Per me 5 cm sono l'elastico base, quindi vanno bene 10 catenelle, però voi potete farne di più o di meno. E non è importante se aumentate pure un numero dispari o un numero pari di catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro giro base, quindi non è il primo giro ma il giro base, e andiamo a fare in questa maniera: ci alziamo con una catenella, rientriamo dentro la prima delle nostre 10 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa, e continuiamo la lavorazione andando a fare una maglia bassa in ogni catenella, per un totale quindi di 10 maglie basse. Quindi il primo giro base, scusatemi, è un giro semplicissimo, tante maglie basse per quante catenelle abbiamo montato, nel mio caso quindi 10 maglie basse. Continuo così per tutto il primo giro e vi farò per tutto il giro base, e poi vi farò vedere come continuare. Ho terminato il giro base e adesso andiamo a fare il primo giro. Ci alziamo sempre con una catenella, no, anzi, non preferisco non alzarmi con la catenella, vado direttamente dove ho la prima maglia bassa, però non entro dentro tutta la maglia bassa, ma solo nel filo dietro. Quindi vedete, non entro dove ho la maglia bassa, ma solo nel filo dietro, e vado a fare una maglia bassa. E continuo così per tutto il giro, quindi entro nel filo dietro della maglia bassa successiva e vado a fare una maglia bassa. Ancora entro nel filo dietro, scusatemi, e vado a fare una maglia bassa. Ancora entro nel filo dietro e vado a fare una maglia bassa. Quindi continuo così per tutto il giro. Che scappa, scusatemi.
terminato il primo giro e come vedete sto facendo la maglia in coste, proprio perché ci sia, scusate, la lavorazione in coste, proprio per creare l'elastico del nostro cappello. Quindi mi giro con il lavoro e vado di nuovo a realizzare lo stesso giro. Quindi il primo giro è il giro che andremo sempre a ripetere. Vado nel filo dietro della mia prima maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Vado nella maglia bassa successiva, entro sempre nel filo dietro e vado a fare un'altra maglia bassa, ancora filo dietro, maglia bassa. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Io lavorerò questo giro fino ad arrivare a una circonferenza di 53 cm, che diciamo è la circonferenza standard per fare un cappello da uomo. Ma se voi avete la possibilità di poter misurare o di avere la misura della circonferenza del cappello che dovete realizzare, meglio. Comunque io andrò a fare 53 cm, diciamo che con 53 cm indossando si allarga, quindi si arriva a circa un 56 cm. Quindi di circonferenza. Quindi io continuerò a fare questo giro fino ad arrivare a fare appunto 53 centimetri e poi vi farò vedere come terminare la lavorazione, quindi chiudere il nostro verrà così la lavorazione, vedete? Quindi vedremo come chiuderla e poi come andare a fare il resto del cappello. Allora, ho lavorato fino ad ottenere 53 centimetri lavorando sempre lo stesso giro. Vedete, mi è venuto questo elastico che è perfetto per un cappello. A questo punto dobbiamo chiudere la nostra lavorazione e andremo a farla così. Io non stacco, cioè non spezzo il filo, ma vado a continuo a lavorare andando a chiudere in questa maniera. Entro nel, vedete, qui ho le catenelle iniziali, entro nella prima catenella, prendo il filo e vado a fare una maglia bassissima. Entro nella seconda maglia bassa che ho qui, entro nella seconda catenella da quest'altro lato e di nuovo vado a fare una maglia, prendo il filo e vado a fare una maglia bassissima. Entro nella terza maglia alta, entro nella terza catenella, prendo il filo e vado a fare una maglia bassissima. E continuo così per tutto il giro. Questo, adesso vedrete, mi permetterà di continuare ad avere la lavorazione in costa anche qui alla chiusura, così non si vedrà che abbiamo fatto questa chiusura in costa. Continuerò a lavorare in questa maniera e terminata la chiusura vi farò vedere come iniziare a fare la parte superiore del cappello. Allora, ho terminato la cucitura e io continuo a non spezzare il filo, ma adesso vado a fare il giro base che avevo fatto, se ricorderete, prima quando abbiamo fatto lo scaldacollo. Noi abbiamo fatto il giro base di maglie alte e adesso faremo la stessa cosa, andremo a fare un giro di maglie alte come giro base. Quindi andrò a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e vado dove ho ogni maglia bassa orizzontale e vado a fare una maglia alta. L'unica cosa che dovete fare è contare poi la lavorazione. Vi ricordate, noi abbiamo fatto una lavorazione che si ottiene su multiplo di 3, quindi quando voi andate a fare adesso la lavorazione, andando a fare una maglia alta in ogni maglia bassa, ricordatevi alla fine di contare le vostre maglie alte e dovete avere un multiplo di 3. Naturalmente, se arrivate qui e vedete che ne avete riuscito a fare solo una maglia alta, allora saltate e direttamente fate le ultime due maglie alte chiuse insieme, cioè quindi sfilate l'ultima, la maglia alta singola e l'ultima che avete fatto il gruppo dei 3 e fate due maglie alte chiuse insieme in modo da creare un numero dispari. Se invece arrivate qui con due maglie alte tra le 3 catenelle e qui fate una terza maglia alta, questo in modo tale da avere, come abbiamo detto, un multiplo di 3. Quindi io continuo la lavorazione facendo in modo alla fine di trovarmi con un multiplo di 3 e poi andremo di nuovo a lavorare come abbiamo fatto per lo scaldacollo. Naturalmente, per chi non ha fatto lo scaldacollo e vuole fare solo il cappello, farò con vedere come fare il nostro motivo. Allora, ho finito di cucire e continuo a non spezzare il filo. Adesso andiamo a fare il nostro giro base, che se ricorderete abbiamo fatto anche quando abbiamo fatto lo scaldacollo. Continuerò a lavorare anche in questo caso con il grigio e quindi vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Ora io andrò a fare una maglia alta in ogni giro, in ogni maglia bassa e rilievo. Quindi vedete, qui ho la maglia bassa e rilievo su davanti e vado a fare una maglia bassa.
Ancora, vado dove ho la maglia bassa e rilievo e vado a fare una maglia alta. E continuo così per tutto il giro. L'unica cosa che dovete fare è andare a contare le maglie alte. Dovete avere un multiplo di 3. Mi raccomando, se arrivate qui alla fine vi accorgete che non avete un multiplo di 3, ma tipo siete qui e dovete fare una sola maglia alta e quindi ve ne mancano due, allora sfilate questa e questa maglia alta e fate due maglie alte chiuse insieme, in modo tale da avere un gruppo poi di 3 maglie alte, perché le ultime due sono una maglia alta. Oppure se arrivando qui ne avete due maglie alte, quindi manca fare la terza, andrete a fare la terza tra le due, tra l'ultima maglia alta che avete fatto e le 3 catenelle. Dovete solo stare attenti di avere un multiplo di 3. Io naturalmente continuerò a fare il giro in questa maniera, vi dirò alla fine quante maglie alte ho fatto e poi andremo a fare il nostro primo giro, che poi è il giro che andremo sempre a ripetere. Quindi ripeto, adesso io andrò a fare una maglia alta in ogni maglia, giro di maglia bassa in rilievo, quindi vedete qui, e ancora vado di qua e ancora faccio una maglia alta in questa maniera. Continuo a lavorare così, quindi per tutto il mio primo giro, scusate, per tutto il giro base. Allora, sto per terminare il giro base e ho un totale di 45 maglie. Con il mio uncinetto entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, adesso andremo a fare il giro che è quello che ripeteremo sempre e andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, ma entro solo nel filo dietro e vado a fare una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo entro solo nel filo dietro, quindi ho fatto 2 maglie alte rilievo dietro e ricomincio da capo. Quindi vado nella maglia alta successiva e vado a realizzare una maglia alta normale. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva, entro solo nel filo dietro e vado a fare la mia prima maglia alta rilievo dietro. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e di nuovo entro nel filo dietro e vado a fare una maglia alta rilievo dietro e ricomincio da capo. Quindi maglia alta normale, 2 maglie alte dietro entrando nel filo dietro della maglia alta, quindi una e due, e ricomincio da capo. Questo è il giro che andremo sempre a ripetere, quindi una volta terminato vi farò questo giro, vi farò rivedere come farlo e cambierò anche colore, perché se ricorderete per lo scaldacollo io ho alternato ogni 2 giri di grigio un giro di blu notte. Quindi terminato questo giro io passerò a lavorare con il colore del blu notte. Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte rilievo dietro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Adesso mi aggancio come vi ho detto con il filo nero e vado a fare lo stesso lavoro. Mi raccomando, io non taglierò mai il filo, tirerò, tanto è dietro quindi non si vede, e vado quindi a fare, mi aggancio con il filo e vado a fare le 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, e poi torno a lavorare normalmente come stavo, scusatemi, devo tirare un po' il filo, come stavo lavorando prima. Quindi vado dove ho la maglia alta e rilievo, entro nel filo dietro e vado a fare la mia maglia alta e rilievo, vado nella maglia alta e rilievo successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta e rilievo entrando nel filo dietro. Vado dove ho la maglia alta normale e vado a fare una maglia alta e continuo così tutti i miei giri. Allora io continuerò a lavorare così per almeno altri 5 o anche 10 centimetri e poi vi farò vedere come fare la diminuzione. Io alternerò sempre 2 giri di grigio e un giro di scuro. Allora, io ho ripetuto il giro per, vedete, era qui il giro base, quindi ho ripetuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte. Adesso devo fare l'altro giro con il grigio, ma lo vado a fare le diminuzioni e le facciamo in questa maniera. Vado a fare le solite 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, però adesso io non faccio una maglia alta, ma una maglia alta non chiusa. Entro sempre nel filo dietro e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e di nuovo faccio una maglia alta non chiusa entrando nel filo dietro. Chiudo le 2 maglie alte insieme.
e ricomincio maglia alta normale sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa entrando nel filo dietro della maglia alta successiva, una seconda maglia alta non chiusa entrando nel filo dietro della maglia alta successiva, chiudo le due maglie alte insieme e vado a fare così la mia diminuzione, quindi continuo così per tutto il mio giro. Poi io ricambierò colore e vi faccio vedere come continuare la lavorazione, ma in realtà è semplicissimo, andremo sempre a fare una maglia alta e rilievo dietro, ma sopra sulle due maglie alte chiuse insieme. Quindi adesso continuo come ho fatto fino adesso, quindi maglia alta sopra la maglia alta, due maglie alte chiuse insieme facendole però nel filo dietro in questa maniera. Bene, continuo così per tutto il giro. Ah, qui devo comunque disfare, vabbè. Ho terminato il giro facendo sempre poi la maglia bassissima all'interno della terza catenella e adesso passo a lavorare col grigio, di nuovo col blu notte, quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie solite 3 catenelle. 1, 2, 3. Prendo il filo e ho qui le due maglie alte chiuse insieme, entro sempre nel filo dietro e vado a fare una maglia alta e rilievo e continuo maglia alta normale sopra la maglia alta, maglia alta e rilievo dietro, continuo così per tutto il giro e poi farò qualche altro giro, vi dirò quanto, di nuovo con il grigio. Penso che farò 2 giri con il grigio e poi vedremo se fare l'ulteriore e ultimo diminuzione o fare qualche altro giro. Diciamo che comunque a noi deve venire un berretto, quindi non deve essere troppo alto, perché preferisco fare un berretto piuttosto che un vero e proprio cappello. Quindi io continuo adesso a lavorare e vi dirò alla fine quanti giri ho fatto e come fare l'ultima diminuzione. Ho realizzato 2 giri con il grigio, vedete, e adesso vado a fare un'ulteriore diminuzione, ma lo vado a fare con il blu scuro, quindi di nuovo mi aggancio con il blu. E questa volta non vado a fare 3 catenelle, ma solo 2, che equivalgono alla nostra prima maglia alta non chiusa, quindi 1 e 2. Prendo il filo, vado nella maglia alta dietro, entrando sempre nel filo dietro, e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e ripeto, quindi vado dove ho la maglia alta normale e faccio una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e rilievo, entro nel filo dietro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. E continuo così quindi per tutto il mio giro. Scusate, mi sto un attimo confondendo con i fili, eccomi. Quindi maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, maglia alta non chiusa e rilievo entrando nel filo dietro, chiudo le due maglie alte insieme. Continuo così quindi per tutto il giro. Allora, ho finito anche il giro con tutte le diminuzioni e ne faccio un ultimo per poi fermare il filo con l'ago. Allora, vado a fare sempre col grigio, ho fatto 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa, entro nella maglia, nelle due maglie alte chiuse insieme successive e faccio un'altra maglia alta non chiusa e chiudo insieme, e rifaccio da capo, quindi entro nella maglia, nelle due maglie alte successive e faccio una maglia alta non chiusa. Vado le due maglie alte successive, entro e faccio un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme e continuo così per tutto il giro. Una volta fatto ciò, con l'ago andrò a chiudere tutte le maglie in modo tale da fermare il cappello. Allora, ho terminato il berretto, vedete ho cucito qui e quindi il mio berretto è terminato. È venuto largo quanto mi serviva e anche alto quanto mi serviva, ossia sui circa 25 centimetri. E come potete vedere, la lavorazione è la stessa del nostro scaldacollo.